Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi continuiamo la nostra avventura con il secondo gameplay di Fishing Planet. Dunque, ci siamo lasciati che eravamo al livello 2 e come potete notare dall'inventario abbiamo raggiunto il livello 3. Direi che è stata lunga per il fatto che abbiamo dovuto, come potete vedere, pescare diversi pesci. Ed erano tutti pesci di piccole dimensioni, tranne uno che ci ha fatto sorpassare il livello, che era una trota. Adesso vediamo un attimo, eccolo qua, di mezzo chilo, una trota qua. Questo qui è stato il pesce più grande che è stato preso. Dunque, adesso che abbiamo raggiunto il livello 3, ci ha sbloccato altre cose, come possiamo vedere. Dunque, abbiamo sbloccato una nuova canna da pesca, che è questa qua. Poi, un nuovo mulinello. Diversi fili, che è il filo da 018, ci ha sbloccato. Il retino non ce l'ha ancora sbloccato. Si è sbloccato un altro galleggiante e forse un altro tipo di amo. Eccolo qua. Sì, questo qui. Ok. E due tipologie di chicchierino si è sbloccato. Un'altra tipologia di mangime. Ok. Perfetto. Allora, quindi io direi che possiamo provare a cambiare la nostra attrezzatura. Magari con, poi innanzitutto prendiamo qualcos'altro da usare come cibo, quindi ancora un po' di vermi. Ok, vediamo quanti ne abbiamo. Ok, prendiamo un po' di formaggio ancora. E prendiamo questo nuovo tipo di mangime qua, il pet food. Così lo proviamo insieme, casomai. Ok, poi direi di prendere il nuovo tipo di mulinello, che presuppongo che sia un po' più resistente a vedere le specifiche tecniche. Ok, compriamolo. Okay, e casomai vediamo un po' se è il caso di prendere. Dunque, noi abbiamo questa, un'altra canna da pesca, vediamo un po'. E vediamo anche di capire dov'è che ce le mette queste attrezzature nuove. Fino adesso ce l'ha fatta comprare, ma non capisco dove ce le mette. Mini spin 800, vediamo un po' cos'è che. Puntiamo questo, sì, lo equipaggiamo, ok, vediamo se. Ah, ok, qua. Quindi montiamo il mulinello nuovo, ok. Magari prendiamo anche il filo un po' più resistente che era qua, ok, questo. Adesso. Ok, andiamo un po' a questo, perfetto, e andiamo un po' bacchetto da pesca. Non riesco a capire dov'è che ce la metto.
E se noi togliamo questo, ok, ma noi stiamo questo, non ci dice niente. Vabbè, comunque, proviamo quello lì. E un'altra cosa che volevo comprare erano i cucchiaini. Allora, cioè, la differenza è che uno è d'oro e l'altro è argentato. Quindi prendiamone uno e uno. Perfetto. E casomai direi che possiamo anche provarlo. Però non ce lo fa. Non possiamo mettere. Molto probabilmente perché non abbiamo ancora abbastanza. Esperienza, non lo so come mai non ce la fa mettere. Comunque. O ci vuole l'altra canna da pesca, molto probabilmente, però non me la fa equipaggiare. Vabbè. Dunque, proviamo a pescare con il nuovo mancino, questo qua. Ok, come profondità io ho pescato dal mezzo metro, anzi dai 10 cm di altezza minimo, ai 2 metri e mezzo, e direi che ai 2 metri e mezzo è esagerato, infatti toccava il fondo. Il pesce più grosso che ho là è stato pescato con mezzo metro d'acqua e possiamo provare con 1 metro. Ok. Altre cose. Allora, direi, continuiamo a pescare qualcosina ancora qui dove eravamo ieri e poi proviamo a spostarci nell'altro luogo. Ok, continuiamo. Allora, ho notato che con la rotellina del mouse, in basso a destra possiamo decidere la velocità del mulinello per quanto riguarda il richiamo della lente, oppure possiamo addirittura dargli più filo. Io lo tengo sulle due tacche, il recupero della lenza. Poi ho notato che con il tasto T possiamo variare l'orario, no? Quindi magari andare avanti di qualche ora, in caso che non fosse un orario consono per la pesca. Ok, a differenza del precedente gameplay, prima potevamo anche tenerli i pesci, adesso dobbiamo solo rilasciarli, per il semplice fatto che il nostro retino, che è questo qua, ha raggiunto il limite massimo.
di conseguenza non ci fa più tenere nessun pesce. Infatti anche il pesce che ho preso da mezzo chilo ho dovuto rilasciare. Ogni pesce ha un valore in soldi e un valore naturalmente in esperienza. Più è grande il pesce, più ha un valore in soldi e più ti dà esperienza. Puoi accumulare esperienza anche in base a questi trofei che puoi, diciamo, accumulare in base alla tipologia di pesce che tu vai a pescare. Ok, come potete vedere, questa tipologia qua sono stati pescati 14 su 45, 53 su 100, 41 su 50 e così via. Ok. Ma spostiamoci un pochettino di qua. I rumori di sottofondo devo dire che sono spettacolari. L'uccellino, la mosca, devo dire che come musica di sottofondo è veramente ben fatta. Dobbiamo come sempre pazientare. Nella speranza che abbocchi qualcosa. Ok, non trovo più. Bene, io direi che possiamo provare a vedere se ci fa spostare dall'altra parte. La parte che dovrebbe essere questa qua. Perfetto. Quindi casomai andiamo al giorno 2. Ci ha tenuto ancora il giorno 1. Vediamo se basta spostarsi per svuotare il. No, neanche questo. Magari c'è da passare la giornata per svuotare il. Retino. Dunque, non possiamo annegare. Ok, un po', allarghiamo un po' più di ok, a metro e mezzo d'acqua che abbiamo dato, vediamo un po', casomai se non viene su niente, metro e mezzo è troppo perché come potete vedere il galleggiante rimane orizzontale, quindi andiamolo a recuperare e andiamo a un metro, vediamo un po',
è un metro. È poco anche, è troppo poco anche un metro. Andiamo di meno. Proviamo con il mezzo metro. Poi uno può scegliere, fa 60, 50, 30, quello che preferisci. Adesso vediamo che i pesci non abboccano. Ormai proviamo a cambiare anche la lente. Ok, infatti non abbocca niente, andiamo a cambiare la lente, se no buttiamo via del tempo inutilmente. Allora, proviamo ancora con i nostri vermiciattoli succulenti e magari torniamo al nostro filo da 0,12. Ok. Andiamo, teniamo 1,08 notte. Ok. Ok, proviamo così. Prima proviamo i lati a pescare ai lati di questa piazzuola e poi proviamo verso il centro. Non si sa mai che magari ai lati c'è qualcosa di nascosto. E infatti abbiamo cambiato la lente e abbiamo già preso qualcosa. Questo è il pescatore più fortunato di tutto il mondo. Ogni volta che lancia la bacchetta, riesce a tirare su qualcosa. Questa volta c'è andata no. Sta mangiando.
Vediamo a spostarci un po' più di là. Ok, se usciamo dalla piazzola ci fa entrare nel menu. Andiamo a metterci qui. Ok, 2H26. Allora, vediamo un attimo. In base al grafico, questo qui sulla nostra sinistra, possiamo vedere l'andamento. Io presuppongo che in questa fascia di orario qui sia la fascia dove ci sono più pesci. Quindi dalle 12, diciamo, fino alle 5, se non mi sbaglio. Ok. Dobbiamo andare magari un po' più in centro e dargli un po' più di filo. Vediamo se con un metro e mezzo riusciamo a pescare. Ok, vediamo un po' se possiamo cambiare l'orario. Io volevo provare ad andare il giorno 2. Ok, quindi queste sono le nostre ricompense per quanto riguarda il primo giorno, i vari pesci che abbiamo preso, ok, e i vari trofei che sono riusciti a recuperare. Dovrebbe essere l'esperienza e i soldi guadagnati. Numero di pesci preso, 71. Due trophy fish. Presuppongo che siano trote, no, trofei, due trofei pesci. Ok, che dovrebbe essere questo qua.
Ok, proseguiamo. Allora, vediamo un po' gli orari consoni alla pesca. Abbiamo un 7 del mattino e un 5 di sera. Vediamo se ci ha svuotato. Sì, ci ha svuotato anche il nostro retino, quindi possiamo continuare a tenere i pesci oltre che se vogliamo rilasciarli. Ok. Quindi io direi che possiamo andare a luna di notte, diciamo 6 ore, abbiamo le 7 del mattino, ok? Ok, e diciamo un paio di pescate ancora con i vermi e poi proviamo a cambiare, magari non so, mettiamo il pane ancora. Pazientiamo e vediamo se abbocca qualcosa. Ok, andate sciorino. Ma io direi, ragazzi, di prendere magari e tenere i pesci magari un po' più grandi, quelli almeno dai 2 etti in su. Ok. Allora, cambiamo mangime. Andiamo ancora con il pane. L'amo teniamo sempre quello. Ok. Lo seguiamo. E direi di dargli un po' meno di acqua. Magari 1,25. Ok. Mi sembrava che non era proprio verticale, verticale il turaccio. Ecco, io direi questo qua, soltasse 2 etti, quindi possiamo prendere. Ok. Anche perché quelli piccolini. Ok, trofeo. Anche perché quelli piccolini ci ingombrano il retino e nient'altro.
cose che possiamo provare. Dunque. Ci sono anche le licenze che uno può acquistare. Ma quello che io volevo era riuscire a cambiare la canna. E non riesco a capire perché. Non ce la fa cambiare. Comunque, andiamo avanti ancora un pochettino. In caso mai, proviamo con l'altra lente. Con queste ball qui, che è dub ball, non so, ci sono più succulente delle altre nostre esche. In questo posto qui si pescano solo le white crepes, dovrebbe essere le carpe bianche, presuppongo. Vabbè, andiamo di qua. Mi sa che c'è da dargli meno acqua, perché il turaccio non è in verticale perfettamente. Infatti, il pesce è scappato. L'orario consono alla pesca in questa zona era verso le 4, quindi direi saltiamo le 4 e vediamo un po'.
un po' qua. Se ci dà anche la mezz'ora oppure no. Quindi 3, ancora un'oretta. Ok. Proviamo a cambiare ancora la lenza e magari mettiamo questo, proviamo. Andiamo da 1 metro. Comunque ragazzi, se avete dei consigli da darmi su quale lenza è meglio, oppure qualsiasi altro tipo di consiglio, scrivetemelo nei commenti, in modo tale che nel gameplay successivo posso mettere in pratica anche i vostri suggerimenti. Due etti di pesciolino. Sentiamo e vediamo un po'. Niente, il formaggio non gli aggrada. E in più abbiamo impigliato anche la lenza. Perfetto. Vediamo un po' cosa ci dice. Allora. Quindi abbiamo rotto un amo e dobbiamo rimetterlo e abbiamo perso il cibo, vabbè come vuole. Dobbiamo pescare con questo qua. Questo non frega niente, no?
Allora, io direi che sì, è meglio tenerlo abbastanza cortino, perché se no facciamo fatica a recuperarlo. Credo che con questa canna qui la misura indicativa di filo della scialle sia sui 4 metri. Devo dire che con questo mangime fino adesso è andata bene, confronto agli altri, al formaggio che abbiamo preso solo un pesce. Però sulla trasteggiata di prima, secondo me era meglio, c'era più varietà di pesci e anche più quantità. Ah, 2,34. Prendiamo. Sta mangiucchiando. Bene. Perfetto. Ok, ragazzi, il secondo episodio di questa serie Fishing Planet finisce qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tal caso, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.